Grande. Abbiamo bloccato completamente il trasporto pubblico ad Alessandria, a Venezia, a Napoli. Anche a Roma il trasporto è bloccato. Allora, oggi abbiamo queste 24 ore di sciopero nei settori dei trasporti e dai primi dati che riusciamo ad avere, che abbiamo avuto, abbiamo una grandissima risposta in alcune città come Alessandria, come Napoli, come Milano, come Roma, come Venezia. Il traffico del trasporto pubblico locale è completamente bloccato. Nel trasporto aereo, nonostante le comandate pesantissime, le comandate sono quei lavoratori che sono obbligati a lavorare in SEA comandate dell'80% e in Alitalia di oltre il 50%, i lavoratori non comandati sono usciti praticamente tutti nei settori operativi. Stiamo però parlando, abbiamo ricominciato a parlare anche con alcuni deputati presenti alla nostra manifestazione, che è il momento di riguardare, di rivedere la legge 146, la legge sullo sciopero. Infatti è inaccettabile che mentre le aziende licenziano il sindacato sia completamente paralizzato e non abbia la possibilità di una risposta massiccia. Siccome in questa azienda si preparano a cacciare i lavoratori, a mandarli via, è assurdo che non ci sia nemmeno la possibilità di poter comunicare con i colleghi per invitarli a prendere atto di quello che sta succedendo. Cioè, questo paese non solo viene limitato fortemente il diritto di sciopero, ma viene limitata anche la possibilità di espressione. Siamo arrivati a un punto in cui la rabbia della gente la state provocando con queste restrizioni e queste limitazioni che non solo non sono giustificate rispetto a quello che sta succedendo, ma sono anche il contrario di quello che c'è scritto nella Costituzione italiana. Continuiamo a ripetere a tutti quanti ci dicessero come il sindacato e come i lavoratori dovrebbero rispondere ad un attacco così furibondo delle aziende se non con lo sciopero. Quindi questa è una cosa che sicuramente andrà rivista e su questo USB deve iniziare una battaglia profonda. Oggi è un primo grande appuntamento di sciopero generale dei trasporti, ma sicuramente ad ottobre dovremo ampliare ancora di più la nostra risposta più massiccia con un sciopero generale di tutto il Paese.